mezza tana intorno al nostro set e inquadravamo dappertutto e questi personaggi si arrampicavano davvero. Abbiamo lavorato con il coraggio di questo organizzatore generale, anche con una sua spregiudicatezza, con un approccio molto così, come se fosse un'avventura, con molto molto coraggio, perché un film del genere può spaventare, puoi pensare di riuscire a girare in un giorno solo un'inquadratura. Avevamo delle giornate corte perché giravamo d'inverno, invece con molto coraggio ci abbiamo creduto. Io mi sono organizzato con uno storyboard per cui cercavo il più possibile di sapere il programma, ho avuto un aiuto regista che vedo in platea che mi ha aiutato tantissimo a semplificare, a organizzare, a fare in modo che tutti sapessero tutto, perché chiaramente quando il regista è anche attore il fatto di essere in scena rendeva necessario una collaborazione attiva, autentica, protagonista di chi mi stava accanto. E poi però io non è che volessi fare un thriller, no, infatti nelle scene d'azione davvero non ci ho mai messo la musica, non mi andava di competere con un certo cinema dove le cose le fanno assolutamente meglio. Avevo un'idea, ho cercato di seguirla e devo dire al film non manca nemmeno l'inquadratura, c'è tutto quello che avevo pensato, per cui non ho, a chi non dovesse piacere non posso dire però l'ho dovuto girare in certe condizioni, no, ho avuto tutto, ho potuto fare il film tutto e poi soprattutto ho avuto degli attori strepitosi, come dicevo Rocco, che è più di un attore perché è un fratello, un collaboratore, dicevo io e Rocco abbiamo in mente di continuare a lavorare insieme, abbiamo anche pensato alla possibilità di sposarci, questo non è d'accordo, però insomma, ma poi oltre Rocco... C'è il mio tipo! Oltre Rocco c'è Ivano, Lotito, Geno di Anna, degli attori eccellenti, entrambi sono strepitosi nel film, io conoscevo Geno perché aveva già lavorato con me in altri film, lo conoscevo il suo talento e quindi lui ha fatto questo Doberman speciale, cattivo, è l'unico, diciamo, tutti i personaggi qui in qualche modo salgono, lui è l'unico che si, diciamo, schianta al suolo, è il personaggio, è il demone che deve cadere, perché questo è un film in qualche modo contro il cinismo, ci tengo a dire questa cosa, va di moda tantissimo il cinismo. Guardate che Rocco in fondo non è così dissimile da quel pensionato bullizzato a Mantua. Purtroppo, non proprio, diciamo così, cerco nero non è così dissimile. Cioè sono simile a cerco nero? No, tu non sei simile, tu in trance sei diventato cerco nero. Perciò ho avuto bisogno della trance. Ha avuto bisogno della trance. E di un trance. Perché ho preso un contratto. Però, insomma, grazie alla vicinanza di questi attori, poi io sono un attore, per cui con gli attori sono molto presente, cerco di essere... Padre? Faccio un picco, posso raccontare una cosa? No, mio padre, però con l'aneddoto no. Posso raccontare una cosa? L'aneddoto no, se dice. No, racconto una cosa piccola, proprio piccola. Così è una conferenza stampa, posso anche raccontare una cosa. Allora, piccola, nell'Amleto, a un certo punto, fammi dire dell'Amleto, Amleto ha ammazzato Polonio, suo zio vuole sapere se è vero che l'ha ammazzato, dove l'ha nascosto, ma Amleto non parla, anche suo zio gli manda Rosencrantz, che è un suo vecchio amico, e dice fallo cantare. E Rosencrantz a un certo punto cerca di far parlare Amleto, la prende così in locale, e a un certo punto Amleto si scoccia, capisce il gioco, prende un flauto e dice a Rosencrantz, suona, e dice ma io non so suonare, e Amleto gli dice ma come, tu non sai suonare un pezzo di legno con quattro buchi e pretendi di suonare bene? Ecco, io penso che, come dire, con gli attori bisogna avere quella cautela, loro sono sì uno strumento, quando si dice gli attori sono degli strumenti, però bisogna poi saperli far cantare, bisogna farli suonare, bisogna entrare nel loro mondo. E io cerco il più possibile di entrare nel mondo degli attori, di cavargli l'anima, di ricordarmi che gli attori vanno amati, vanno accolti. E quindi mi piace costruire questo clima con gli attori e mi piace che nei miei film gli attori
sappiano recitare, perché mi sembra che, come dire, senza l'attore non si può raccontare una storia.